Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Basilicata Sport. Cominciamo subito con il calcio a 5. Sabato 13 novembre il Nemoli ha ospitato il Cidigliano per la sesta giornata di campionato. Vediamo il servizio di Domenico Candisani. A Nemoli i padroni di casa hanno ospitato il Cidigliano, partita combattuta che si è chiusa con il risultato di 6-5 per il Nemoli. Primo tempo ricco di emozioni, i nemolesi giocano bene e vanno per ben due volte in gol, con Nicodemo e Giulio. Ma il Cidigliano risponde colpo sul colpo e chiude la prima frazione di gioco addirittura in vantaggio. Nella ripresa il Nemoli prende le redini del gioco. Prima ribalta il risultato, poi dopo il temporaneo pareggio del Cidigliano allunga più due. Sembra fatta per la squadra di mister Filardi, ma il portiere del Cidigliano trova il gol della speranza e riaccende i giochi. Finale convulso, nel quale i cidiglianesi tendono in tutti i modi di pareggiare, ma uno strepitoso Carluccio si supera e con una serie di splendide parate salva la propria squadra. Il Nemoli incassa così tre punti preziosi e tutto sommato meritati. Sempre in G2, girone B, la Treppi Valle del Noce vince 4-3 sul campo dello Stat Potenza, grazie alla tripletta di Cresci e al gol di Lemungi. Ma vediamo i risultati. Amici via Roma, Real Maratea 6-10. Aurora Tursi Bancone 5-2, Dinamo Viggiano Menefutsal 3-7, Lions Progetto Tito 3-7, Nemoli Cidigliano 6-5, Stat 3P Valle Noce 3-4, riposa il Castrum Baianelli. La classifica: Aurora Tursi e Real Maratea conducono a 15 punti, Progetto Tito a 13, 3P Valle Noce 12 e Menefutsal a 10. Castrum Baianelli e Nemoli a 9 punti, Cidigliano e Bancone 2007 a 6. Lo Stat, la Dinamo Viggiano, Lions a 3 punti, chiude la classifica Amici di Via Roma a 0 punti. Nell'altro girone, la classifica è guidata da Amici del Borgo a 15 punti, la chiude il Genzano a un punto soltanto. Questa settimana è cominciato anche il campionato di Serie D. Il Rivello ha ospitato il San Chirico Raparo. Vediamo il servizio di Francesco Di Lascio. Partita non bellissima, quella che si è svolta a Rivello per la prima giornata di Serie D contro il San Chirico Raparo. Primo tempo avario di emozioni, le uniche occasioni da gol arrivano dal San Chirico, che prima si fa parare due ottime occasioni da Antonio Guzzo e poi passa avanti con il suo capitano Vincenzo Cidigliano. Da evidenziare i due pali colpiti da Francesco Pettinato e Antonello Gargaglione. Secondo tempo ugualmente poco brillante, ma che regala a Rivello i primi tre punti, grazie alle reti di Francesco Pettinato e Giovanni Alfano. La partita si conclude su 2-1. Nonostante la vittoria, il Rivello ha ancora bisogno di lavorare molto, soprattutto in attacco, visto le grandi occasioni mancate e pochi gol segnati. Ma alla mia squadra sicuramente non rimprovero niente, perché abbiamo fatto una partita con il cuore, con tanta determinazione, grinta. Abbiamo peccato in alcuni episodi un po' di inesperienza, però insomma merito anche alla squadra avversaria, al superportiere che ha fatto dei grandi interventi, insomma, miracolosi. Però se usciva da questo match un punto ciascuno, credo che era il risultato più giusto. Comunque complimenti agli avversari. Certo, gli obiettivi sicuramente è quello di smuovere la classifica innanzitutto, sempre nel totale rispetto dell'arbitro, dell'avversario, e insomma cercando anche di onorare la maglietta che indossiamo. Ricordiamo che, se posso permettere, l'anno scorso abbiamo vinto il premio disciplina, anche diciamo disputando un campionato non eccellente. In seconda divisione il Melfi subisce una sonora sconfitta in casa del Vigor Lamezia, mentre il Matera espugna il campo del Neapolis, vincendo per 2-1. Vediamo ora gli altri risultati. Avellino Vibonese 4-0, Aversa Normanna Milazzo 1-0, Brindisi Catanzaro 1-0, Campobasso Latina 0-1, Isola Liri Trapani 0-1, Neapolis Mugnano Matera 1-2, Pomezia Fondi 1-1, Vigor Lamezia Melfi 4-1. La classifica. Comanda il Latina a 25 punti, segue il Trapani a 22, Neapolis e Pomezia a 21, Avellino a 18, Vigor Lamezia e Brindisi a 17, a 16 il Matera e Aversa Normanna, 15 Melfi, Milazzo Fondi 14, Vibonese 8, Campobasso 7, Isola Liri 5, chiude il Catanzaro a 2 punti. In Serie D, importante vittoria del Francavilla sul Sinni, che batte per 3-1 il Francavilla Fontana e balza al sesto posto in classifica con 17 punti, mentre il Pisticci trionfa Ostuni 2-0 e segue il Francavilla a 16 punti. Diamo ora un'occhiata all'Eccellenza Lucana, leggendo i risultati della decima giornata. Angelo Cristoforo Avigliano 2-0,
Atella Moliterno 3-1, Picerno Marconia 1-0, Comprensorio Tanagro Real Tolve 2-0, Miglionico Policore Raclea 0-0, Pietragalla Rionero 2-0, Potenza Valdiano 2-0, Viciano Murese 2000 1-0, Riposo il Ferrandina. La classifica. In testa abbiamo il Comprensorio Tanagro a 21 punti, Angelo Cristoforo e Viggiano a 17, Pietragalla a 16, Real Tolve e Picerno a 14. A 13 punti abbiamo il Borussia, Atella, Avigliano e Valdiano. A 12 Murese, a 11 Ferrandina, Potenza a 10 punti, Miglionico 9, Policore Raclea 8, Moliterno a 7 punti, chiude il Vulture a 6. In promozione continua il momento negativo del Lago Nero, che perde in casa 3-2 col Cancellara e rimane penultimo in classifica a 5 punti. Vediamo ora i risultati della prima categoria, girone B. Accettura Grassano 3-9, Valsinni Sporting Lauria 1-1, Burgenzia Roccanova 3-1, Metanauto Villa d'Agri 1-2, Real Grumento Pomarico 2-4, Salandra Latronico 0-0, Satriano Francavilla 4-0, Tricarico Chiaromonde 2-0. In classifica guida il Grassano a 24 punti e chiude il Real Grumento a 4. Chiudiamo la pagina calcistica con la seconda categoria girone C. Il Nemus di Toni Agrello vince per 2-1 contro lo Stigliano, così sale a 8 punti in classifica. Vediamo tutti i risultati. Castelluccio Vigianello 0-1, Corletto Scanzano 0-4, Fratelli Cafaro San Saverinese 1-4, Nemus Stigliano 2-1, Proloco Spinoso Sarconi 4-0, San Martino d'Agri Ferrandina 2-5, Episcopia Moliterno 2-3. In classifica conduce la San Saverinese a 18 punti e chiude il Sarcone a 1. E passiamo ora agli altri sport. Nella B2 di volley maschile, la Nicodemo Lauria si impone in casa per 3-7-0 contro il Ragusa e così raggiunge la testa della classifica. Il servizio è di Rosario Limonci. Nel palazzetto di pallavolo a Lauria si sono affrontate la Nicodemo Arredamenti e il Ragusa in una partita valevole per il campionato nazionale di pallavolo Serie B2. Partita carica di emozioni, dettate dall'entusiasmo dei numerosi tifosi di casa. La Nicodemo Arredamenti non ha lasciato neanche un set agli avversari, concludendo la partita con un netto 3-0. Punta di diamante del sestetto lucano il numero 13, Mario Lopez, che non ha dato scampo al muro avversario e trasmette la propria carica agonistica al resto della squadra. Il campionato è iniziato da poco, ma la squadra ha dato l'impressione di poter dire la sua per il resto della stagione. Nella box, Nicola Tirone fa rima con campione. Il giovane potentino della box Potenza è nuovo campione di categoria youth del Centro-Sud. Il pugile potentino ha battuto a Roseto degli Abruzzi Mirko Di Paolo, della Pro Roma in 4 riprese da 2 minuti. Dal 26 al 28 novembre si svolgerà in Sardegna la finale di categoria. Una possibilità in più per la box lucana di tornare a vincere a livello nazionale. Bene, anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per la settimana prossima. Arrivederci e grazie.